Grazie. Allora, nuovo video. Innanzitutto mi tocca rifarlo perché mi ero resa conto che l'audio era non andava bene con il video, quindi adesso lo rifaccio, forse perché devo parlare un po' lentamente, quindi se mi sentite parlare così non è perché sono scema, ma perché la mia webcam del computer fa un po' di storie. Intanto vi volevo dire che il make-up che mi vedete addosso l'ho realizzato oggi. Vi ho già fatto il video perché era un make-up che mi piaceva e mi andava di farla. E tanto lì dico tutto, quindi appena posso, nel caso vedrete prima quello oppure ve lo metterò qui il link del video che ho fatto riguardante questo look. Volevo aprire una piccola parentesi. Volevo ringraziare di cuore tutti quanti e tutti i nuovi iscritti perché mi sono resa conto che in poco tempo siamo già 1050 iscritti e passa. E io vi devo veramente ringraziare di cuore, ce la sto mettendo tutta per far andare bene questo canale. E sono contenta perché comunque vedo che i video vanno bene. Spero di piacervi e spero che vi piacciono soprattutto i miei video. Cerco anche di migliorare un po' anche nei video tutorial perché non vorrei sembrare banale con dei make-up. Comunque veramente grazie di cuore. In più in questi giorni, comunque dicendovi che nell'info box trovate sempre il link del blog, mi sono anche resa conto che nel blog già siamo 24 iscritti e sono veramente contenta. Vi ringrazio e comunque vi aspetto ancora numerose, così possiamo parlare, chiacchierare tra di noi e parlare di tante tante cose. Oggi volevo parlarvi del fatto di unghie, però non di cura delle unghie, ma nail art, French, comunque smalti. E non ho fatto tanti acquisti, però due, tre smaltini non ve li avevo fatti vedere. Sto scoprendo veramente gli smalti nail art di Essence e mi stanno piacendo tantissimo. Ce l'ho pure oggi, come vedete, questo striscia viola magenta bluastra con questo smalto color marrone fango. Sono questi qua e mi piacciono tantissimo. Io ho queste colorazioni e devo dire che mi piacciono tanto, le sfrutto parecchio. E forse l'unica pecca del prodotto è che dopo che l'hai usato una volta, due volte, alla terza devi chiudere, riagitare il prodotto, aspettare qualche secondo e poi riaprirlo e poi riutilizzarlo. Però per il momento facendo così non mi si sono seccati e non mi hanno dato problemi, quindi comunque li trovo fantastici. Da poco ho acquistato questo qui bianco che ho utilizzato anche nel video dedicato a Tiffany. Vi metto il link qui se vi interessa vederlo. Sapete che vado matta per gli smaltini della Prada Porté di Deborah. E io ne ho tantissime ragazze, cioè se vi ricordate avevo partecipato anche io al tag i miei smalti e vi metto il link qui se non l'avete visto. Penso che farò un aggiornamento di quel video e se vi interessa fatemelo sapere così lo giro e prima possibile poi ve lo carico, che penso che vi spaventerete se vedete i miei smalti perché veramente penso che nessuno ce l'ha come me. Comunque, questi sono dei nuovi smaltini che avevo preso di Prada Porté e sono il numero 27 e il numero 17, quindi un color blu turchese e un color salmone bello acceso. Mi sono piaciuti tantissimo quest'estate e devo dire che ne ho fatto veramente utilizzo. A seguire poi ho trovato un altro smaltino della Prada Porté, che era questo verde, vedete, un po' così shimmer dorato, e ho detto bello, almeno un tocco di colore in più, ed è il numero 23. E questo mi ha fatto pensare allo smaltino Emerald Bijou 25, che è questo, vedete, verde
con riflessi viola. Qui il discorso adesso si dilunga un po' perché arriviamo agli smalti di Essence. Sapete che mi piacciono anche quelli, sapete che mi piace la durata, la consistenza e soprattutto la texture perché si modella molto facilmente. E avevo preso tempo fa, vi ricordate, lo smalto della collezione U-Rock, questo qui, che era questo marrone con i riflessi, vedete, magenta. Mi ha deluso tantissimo perché non ha quei riflessi magenta, non ha quei stessi riflessi che in realtà magari un prêt-à-porter può dare. Un po' deluso. Poi Essence mi dispiace perché mi piace moltissimo. E calcolate che è questo qui, cioè se vedete non ha riflessi, non mi piace, non mi Mi è dispiaciuto, cioè, mi ha molto deluso questo, quindi per me carino, magari proverò una volta a metterlo su tutta l'unghia, cosa che io un po' odio per questi tipi di colori, però vediamo un attimo, proverò a dargli un'altra possibilità. Il mio discorso adesso si dilunga sugli Studio Nail della Essence, che è questi della collezione nuova che è uscita da un bel po', riguardante la possibile, fatemi dire, poter rivestire i panni della ricostruzione in gel. Non è proprio una ricostruzione in gel, cioè che ovvero ci stanno diversi passaggi per la ricostruzione in gel, che però questi qui dovrebbero su per giù copiare, senza però usare la lampada e la limatura. Ora, l'idea mi era piaciuta, io ho detto la voglio provare. Avevo trovato all'inizio la base, non riuscivo poi in seguito a trovare il top coat e logicamente, ragazzi, in tutti quei mesi che avevo trovato questa e non il top, intanto utilizzavo la base. E mi rendevo conto che la base non mi teneva il prodotto, mi faceva levare alcune volte il prodotto come se fosse una pellicola, e quindi senza andare a rovinare l'unghia, però comunque leggermente la rovina, però non mi piace tanto questa cosa se devo utilizzare un prodotto che non mi tiene il lavoro che ho fatto. E poi mi faceva durare il lavoro massimo massimo 3 giorni. Negli acquisti dei saldi di Essence, vi metto il link qui nel caso non li avete visti, che lì ve lo mostro. Ho trovato invece il top che finalmente cercavo e non ci ho pensato 2 volte e l'ho preso 2 flaconi. Allora, io pensavo che col fatto che non c'avevo questo, il motivo di tutti quei problemi potevano derivare da ciò, ma non è così. Vi metto il mio articolo qui sotto nell'info box riguardante questi prodotti perché lì vi mostro anche una foto di quello che intendo io quando si utilizzano tutti e due insieme. E calcolate che era la terza volta che mi succedeva. E questa volta, la terza volta, usando però il top, quindi io mi chiedo se devo utilizzare il top e poi tanto avere la soluzione anche peggiore rispetto alle altre volte, allora nemmeno lo utilizzo. Che succede? Ho pubblicato questa foto anche su Facebook e alcune ragazze parecchie mi hanno consigliato di provare a utilizzare il top da solo, quindi mettere magari la mia solita base, fare il lavoro e poi mettere solo il top. Così ho fatto e infatti devo dire che il lavoro mi sta tenendo molto molto bene. Sono 2 giorni e ancora non mi si è rovinato, quindi per me già questo è tanto. Adesso vediamo se in seguito non mi darà problemi. Per il momento mi sta piacendo più il top, anche perché quello che volevo aggiungere della base, la cosa scocciante è che pure se questa lo mettete in dose da far quasi scaricare il pennello poi inizia a farvi dei filamenti che rovina tutto il lavoro, quindi cioè, ce l'ha proprio tutte queste di prodotto, non mi piace.
La base per me è bocciata, per me adesso il top è il massimo. Mi piace il lavoro che fa, ovvero sento che sono più tipo come gel, però il gel normale è un po' più bombato, sento le unghie più coperte, sento quell'effetto come se fosse gommato, mi piace proprio tutto in sé e poi anche se ci vado sopra la lucidatura c'è e quindi non diventano opache, mi piacciono molto. Bene, questo era tutto il mio discorso, spero di avervi detto tutte le mie opinioni e spero di sapere cosa voi ne pensate riguardo di questi due prodotti. Io ve l'ho detto. C'è l'articolo e c'è questa review per dirvi il mio pensiero. Per qualsiasi cosa scrivete, fatemi sapere la vostra opinione e niente, ci vediamo. Provate a indovinare chi è. Un bacione, prossimo video. Ciao!